registrata ti spenta. Ti spenta? E che ti... da Napoli vuole che fai la campa di sport? Quello è il faito. L'antenna là dietro là. Quello è il faito dove stanno le due antennine. Sotto quella parte là è più o meno zona lettere. Oh, che ben dicello che tira qua sopra. È sempre così. Invece quello è tutto Montevecchi, Ah, tu facevi segno perché andavamo di fianco a quelle antenne. Andiamo, là, sulle antenne, se il cappello rosso, facciate quel cappello. Ma che vento che ci sta qua sopra. La croce mo l'hanno saltata a terra, prima stava a terra, era caduta. Perché qua comunque vedi abbiamo è tutto aperto, monti, cose, quindi. E ci ha bevendo ovunque, dal mare, da terra, da ovunque. Questo prendi di mare, di terra, quindi da là. Sì, da terra.
Abbiamo solo l'andero, stanno i pecore a dormire. No, ma andiamo in scuola, andiamo sul cammetto. Cos'hanno i pecore? Sono nato di ieri. Specie di fettucciato qua. Allora, noi ce la teniamo qua giù. Quest'anno le pecore, hai visto qualche fettuccia? Sì. Però è tutto distrutto, di solito. Se no qua questi tipo cross vengono qua. Mm-hmm. Questo qua è tosto infatti. Cioè, perché è molto sconnesso. Sai quanta polvere si alza? Sì, si alza un sacco di polvere, soprattutto mo. Se vuoi fare un giro. No, grazie. Già non ci mangiate assai. E poi vai avanti, eh. Io non me lo faccio, piano, me lo faccio solo vedere. Facciamo bene, se lo fai piano vengo anch'io. Si alza la polvere, perciò. Queste per le braccia, come stanno tutti quei dossi? Se ne vanno subito qua. Quando vedi i circuiti non ci vedi più. A botte che la da marciai. Certo, come sta, non è fatta proprio fettucciata, è durissima per girare, la tengo proprio dura per girare, mamma mia. E ho fatto una scelta di regolazioni e gli ho dato molta stabilità, molto avancorso, però per girare qua, ma sulla pietraia come fai? Non è dura? No, è stabile di anteriore, non è dura di comportamento, è solo molto stabile di anteriore, l'anteriore difficilmente scuote perché è proprio molto piantata adesso, però è troppo perché qua me ne accorgo subito, non riesco a girare. Infatti là in fondo sono andato quasi dritto proprio perché non riuscivo a farla girare. Stiamo a fare un giro. Ammo, fa mangiare povero. Diamola ci mangiare assai. Diamola ci mangiare assai. Thank you.
Allora, quando... E ciao, scella da marciai! Non la fa scorrere la moto, la tiene troppo impiccata. No, mo faccio una sola nata, pure io ce ne andiamo. Dai, facciamo un giro così. Sei lento per me. E vai, non fa niente. Mangio polvere se sono lento. Dentro. Sì. Non si vede niente. Facciamo un'altra variante. Che è luna. Peccato che è troppo... Se fosse stato umido era una pareata. Era piccolo ma era una pareata. Che c'è da fare tutto sul monoruota? Siamo? Sì.
veloce. No, no, ma vai tranquillo, ma stiamo rientrando con calma, non andiamo di fretta. Vai avanti, vai avanti tranquillamente. Io c'ho il mio passo, capito? Non va bene così. Ma quante ore hai fatto su questa moto? Non lo so, non ci ho contato ora. Ipoteticamente? Senti, sono 2 anni che ci giro. Non hai mai fatto il pistone, vero? Il? Pistone. No. Sono 2 anni, metti che usciamo per 3-4 ore a settimana. Vabbè, non è tanto. Non è tanto. No, perché il rumore è molto diverso dalle altre Yamaha. Questo lo scarico? Non lo so. Però a me sembra a livello di cilindri il tipo di rumore. No, ma anche il tipo di scarico che fa quella... Allora può essere. Può essere, perché sento un qualcosa quando le metti... Devi vedere che c'ho il paramotore attaccato con le fascette che... Ah, vabbè, allora. Martella. E allora ci sta. All'agricolo proprio. Sì, molto agricolo. Mi fotto proprio. Gli cambio giusto l'olio e gli faccio un po' di manutenzione alla catena, niente di più. Ma le parcelle le tieni rifatte? Le ha fatte Mario Bocce. Sì. Bocce, vedi. Infatti sì. Vedevo... Chi è che teneva Bocce? Ah, io, la tua CRF. CRF ma... le teneva fatte Mario... da Bocce. La moto è tutta una mano. Chi... Qualche uno dice pure Poletti, che bravo. Come no, pure Poletti. Allora vado avanti? Sì, sì, vai avanti, tranquillamente. Se fai meglio hai dritto. Perché... Facci strada. Là sotto quando mi ha passato si è agganciato una cosa che dice Rocco si è agganciato in modo tale che mi ha tirato sul lato e mi stavo buttando meno il burrone. Infatti oggi stato attento a non ci impigliai. Io ci ho fatto, agio spustato, agito vabbè, agio spustato. Ce ne stava un'altra che si è agganciato sotto sterzo qua, mi ha tirato, come va avanti, non riusciva, andavo di là, un burrone. Che figlio di puttana che la frase. Thank you.
rimasto impigliato in quelle cose. Quelle... Ma proprio lì, mi sono impigliato, mi stava buttando giù perché si era proprio agganciata qua sotto e non potevo, praticamente sono andato male, me ne stava tirando. Poi alla fine mi ha buttato quasi giù. Sì, è una cosa pazzesca. Infatti è tutto ripreso, poi vediamo. Va bene.